Questa è una persona che non si riflette in me. Non è la Sonia che conosco io. Ho dei flash. Ho delle immagini. Ho come dei grandi buchi neri. Ho questa immagine di me che inietto quest'aria. È un impulso che non so ricordare, non so definire. È come se fosse un'altra persona che ha agito al mio posto. Ero molto fredda, distaccata. Subentrava forse una parte di me che io ancora non conosco, quella che agisce, che si fa del male. Questo martellamento mentale di dirmi continua ad andare avanti. Ripeti fin quando non vedi che sta male, fin quando non vedi che succede qualcosa. E mi prendeva anche una sorta di ansia di fare le cose più velocemente. Mi rendo conto che sicuramente c'è qualcosa che non va proprio a livello di testa. Una persona normale non farebbe mai una cosa del genere. Ero cosciente di avere fatto un'azione molto dura. Orrenda, sì. Solo dei mostri possono fare delle cose del genere. Sonia Calefi è una giovane donna, poco più di 30 anni. Ha ucciso più persone, quindi tecnicamente è un'assassina seriale. Ma lei non ha nulla a che spartire con i serial killer come Jeffrey Dahmer, come Andrei Cicatillo, come Gianfranco Stevanin, persone che hanno ucciso per un piacere sadico e sessuale. Le motivazioni profonde del perché Sonia Calefi ha ucciso vanno ricercate nei conflitti della sua esistenza. Nome Sonia, cognome Calefi, 34 anni, professione infermiera. Dopo aver vinto un concorso nel 2004, viene assunta in ospedale a Lecco. È timida, riservata, schiva. La medicina è la sua passione. Sogna di fare l'infermiera, sin da bambina. In ospedale, quando c'è un'emergenza, è sempre la prima ad arrivare. Se un paziente muore, lo racconta a casa, al fidanzato. Con dolore, con trasporto, con enfasi. Troppo dolore, troppo trasporto, troppa enfasi. Durante la perizia psichiatrica in Sonia Calefi sono stati riscontrati i segni di un grave disturbo di personalità. Ma questo non le ha impedito di superare i test psicoattitudinali per l'assunzione come infermiera. All'ospedale di Lecco c'è molto da fare, nessuno si accorge di quella ragazza. Fino a quando succede un fatto che sembra del 2004. La mortalità nella struttura complessa di medicina dell'ospedale di Lecco viene monitorata mensilmente e dopo l'estate, cioè del 2004, avevamo rilevato un picco. C'è da dire che il dato della mortalità non è stabile, ma ha ovviamente delle oscillazioni stagionali, per cui la cosa non è che ci avesse particolarmente allarmato. Il problema è che il reparto è fatto da due piani e c'era una differenza così abbastanza evidente tra i due piani e in particolare in un emisettore, cioè in una metà del reparto al terzo piano. Lecco, 8 novembre 2004, pronto soccorso dell'ospedale Manzoni, ore 12:18,
viene ricoverata Maria Cristina, 99 anni. Una bronchite con difficoltà respiratorie. Non sembra grave, ma la prudenza è d'obbligo. La donna viene trasferita nel reparto di medicina 1. Le hanno messo una maschera per l'ossigeno, ma lei continua ad urlare, a lamentarsi. È arrivato un gruppo di infermiere, due o tre, per medicarla e cambiargli anche il, penso, anche pulirla, non so, perché noi non siamo entrati. E appunto abbiamo sentito che la nonna si lamentava, urlava proprio. Ore 14, cambio turno. Entra in servizio Sonia Caleffi. Inizia a fare il giro dei letti che le sono stati assegnati. I reparti del Manzoni sono divisi per settori di diverso colore. A Sonia Caleffi viene assegnato il colore blu. Nella stanza 29 è ricoverata la signora Cristina. Sonia Caleffi sistema le soluzioni da iniettare alla signora Cristina su un carrello, assieme alle siringhe e a una bombola d'ossigeno. Poi entra nella stanza 29. Allora mi ha avvicinato una siringa lunga almeno 30-40 centimetri e un diametro forse di 3 o 4, proprio lunga tantissimo e molto grossa, e l'ha appoggiata sul polso, tra il polso e il letto di mia mamma. Poi mi ha guardato come se fosse sua intenzione vedere cosa io capivo di quello che lei stava facendo, capito? Poi mi dice, signora, è un'emergenza, adesso lei esca che deve arrivare il medico. E io sono uscita. Sono solo 5 minuti. I parenti della signora Maria Cristina restano fuori. Ma quando la porta della stanza 29 si riapre, capiscono. È successo qualcosa di terribile. Io nella mia mente ho proprio l'impressione di vedere solo questa tremenda macchia di sangue sull'uniforme dell'infermiera. Cioè, non la vedevo più neanche lei, vedevo solo il sangue perché era il sangue di mia nonna. Poi quando siamo entrati nella camera però c'era parecchio sangue sia sul materasso che in terra. E lei aveva comunque una grossa macchia sulla coscia, sì. 8 novembre 2004. Ore 15:40 è l'ora del decesso. Maria Cristina muore ufficialmente per arresto cardiaco, ma è l'ennesima morte apparentemente inspiegabile, l'ennesima morte inaspettata, l'ennesima morte imprevista all'ospedale Manzoni di Lecco. Viene chiesta l'autopsia. È necessario far luce sulle cause di questa morte. I familiari della signora Maria Cristina si scagliano contro quell'infermiera. Trovano il suo comportamento assurdo, è fredda, rigida. Non partecipa, in fondo è appena accaduto un dramma, è morta una paziente. Ma sono assolutamente certi che quella donna, quell'infermiera, abbia commesso qualche errore fatale. Io procedetti alla sezione del cadavere, secondo quelle che sono le prassi di norma, quindi con una apertura preventiva attenta della gabbia toracica, e a quel punto misi in atto una metodica ben precisa, vale a dire l'apertura della cavità pericardica, l'inondamento con acqua della cavità pericardica a coprire completamente il cuore e quindi la sezione con delle forbici dell'atrio destro e delle arterie polmonari. Il tutto fu ripreso e a seguito di queste operazioni, questo doppio taglio, vi fu un gorgogliare importante di aria che fu filmata, e questo reperto fu dato alla magistratura che era stata anzi preventivamente allertata. Se io faccio un'iniezione endovenosa non sto particolarmente attento, una minima quantità di aria può entrare, ma diciamo non ha nessun rilievo clinico. Quantità più importanti e in grosse bolle, così come era stato rilevato, possono portare al decesso per una interruzione di quella che è la massa
circolante, ematica, in parole povere, il sangue che dovrebbe, che ritorna al cuore, viene bloccato a livello dell'atrio destro, ventricolo destro e arterie polmonari, perché non vi è possibilità di ritorno, perché l'aria ha veramente fatto da tappo. Si legge sul referto autoptico: fuoriuscita di bolle aeree da probabile embolia gassosa. Questo documento viene consegnato al tribunale di Lecco. È il primo rapporto nel quale compare l'ipotesi di omicidio. Embolia gassosa indotta, ovvero è stata introdotta aria attraverso un accesso venoso. All'interno del corpo della signora Maria Cristina, uccidendola. La bolla che si forma nel sangue risale lungo le vene fino ad arrivare al cuore. Qui forma una sorta di tappo che impedisce al sangue di passare dal ventricolo destro ai polmoni. Le conseguenze dipendono dalla quantità d'aria e dalla velocità delle iniezioni. Stanza 29. Quando l'infermiera entra, l'ago della flebo è già inserito nella vena della paziente. Sonia Caleffi ha le medicine pronte sul carrello. È una procedura semplice e veloce. L'infermiera deve staccare la pompa della flebo, aprire il gommino, iniettare la medicina con la siringa, riattivare la pompa. Ma come hanno raccontato i parenti della signora Cristina, qualcosa va storto. Un versamento di sangue nella siringa della paziente. L'infermiera chiede a tutti di uscire in corridoio. Poi stacca la siringa dell'antibiotico. Ne prende una da 10 centilitri. La riempie d'aria e fa 4 o 5 iniezioni. 5 iniezioni d'aria molto rapide e a distanza ravvicinata l'una dall'altra. Quando la signora Maria Cristina inizia a rantolare, Sonia Caleffi si ferma, esce in corridoio, chiede aiuto. Ha le mani e il camice sporchi di sangue. Certo che se i familiari della signora Maria Cristina non si fossero accorti di quanto era incapace e inadeguata quell'infermiera, le indagini non sarebbero mai partite. Sonia Caleffi nel reparto dove lavorava aveva due soprannomi. Il primo rimandava un'eccessiva magrezza, l'altro una specie di maledizione che seguiva i suoi turni di lavoro. Ogni volta che lei era in servizio c'era un'emergenza, una morte. E allora era proprio il caso di cominciare a indagare. Leggendo la segnalazione con i magistrati ci ponemmo subito il problema di capire se ci poteva essere una volontarietà nella condotta dell'infermiera sui decessi sospetti, oppure le morti erano dovute a comportamenti maldestri per imperizia, negligenza dell'infermiera, quindi riconducibili a delle condotte di colpa professionale. Iniziamo un'attività informativa proprio per capire dove abitava la Caleffi, che tipo di macchina poteva utilizzare, quali erano i suoi orari, i suoi spostamenti, le persone che frequentava abitualmente. Per esempio, dalle intercettazioni telefoniche abbiamo notato che la Caleffi aveva una personalità controversa. Usava comunicare con gli SMS facendo capire che soffriva comunque di depressione, di ansie particolari, di anoressia. Usava dei farmaci che definiva bombe, termine proprio suo, ma molto esaustivo su quello che era la tipologia del farmaco. Abbiamo capito che era mendace nei confronti di tutti, faceva credere tutto il contrario di tutto con chiunque parlasse. Aveva una vita sentimentale molto travagliata, con un convivente, un amante, altre persone comunque a tempo così perso frequentavano la ragazza. E questo ci ha aiutato sicuramente per capire che non eravamo un soggetto del tutto normale, ecco, come condizione di vita.
Se veramente Sonia Calefi è una serial killer, un angelo della morte, allora il movente che l'ha portata ad uccidere, a uccidere più volte, va cercato nella storia della sua famiglia, nella storia della sua vita, delle sue relazioni sociali. Solo in questa maniera potremo penetrare la mente di un'assassina seriale. Io ho sempre bisogno di qualcuno che constati che ho fatto bene una cosa. Se ciò non avviene, provo rabbia, mi sento ferita nell'orgoglio, mi sento come un cane bastonato. Invidiavo chi aveva una storia, un'amicizia. Invidiavo chi riusciva, chi aveva successo, chi sembrava avesse più di me, chi fosse più capace di me. Spesse volte ho reagito con un atteggiamento riservato, di quella che si mette in disparte, di quella che se la tira un po'. Invece invidiavo chi riusciva ad avere una vita normale. Sonia Calefi nasce a Como il 21 luglio 1970. Unica figlia di un impiegato delle pompe funebri, oggi in pensione, e di una casalinga. La signora Calefi si dedica alla casa a tempo pieno. Ma è un ambiente che la piccola Sonia, sensibile e riservata, trova opprimente e soffocante. Con la mamma è sempre stato un po' un problema, un rapporto conflittuale. Cioè, io ho in mente come dei flash, delle cose così che mi vengono in mente. Come la sua frase tipica che dice tuttora, che ci sto a fare al mondo, voglio morire. Queste cose io mi ricordo, le sentivo sin da piccola. E siccome mio padre allora faceva il rappresentante, quindi partiva il lunedì e tornava il venerdì, in quei giorni io vivevo con lei. Sonia Calefi cresce più in fretta delle sue compagne di classe. A 12 anni è già quasi una donna. La sua altezza la mette a disagio. A scuola diventa bersaglio delle prese in giro dei compagni. È in questo periodo che iniziano le sue depressioni. È in questo periodo che diventa sempre più volubile. Cambia spesso taglio e colore di capelli. Le prime avvisaglie della mia anoressia si sono manifestate verso i 13-14 anni. La cosa è proseguita fino a quando un medico, avevo circa 15 anni, mi ammonì severamente dicendomi che se proseguivo a non alimentarmi sarei morta. Fu così che iniziai a curarmi e i miei genitori mi mandarono a fare psicoterapia. È così che Sonia Calefi inizia un percorso di terapia psichiatrica in diverse strutture a Como e provincia che non abbandonerà mai più. La fase dei 15 ai 20, ai 20 anni è di una delicatezza estrema, perché c'è proprio chi è attento a quel che gli accade per punirsi o per premiarsi, insomma. Ecco perché allora bisogna insegnare ai ragazzi a essere custodi di se stessi, a volersi bene, insomma, a volersi bene. Ma però per questo il ragazzo bisogna che si accorga che la gente gli vuole bene. Che quando uno si accorge di non essere stimato da nessuno, non stima più se stesso, gli viene la voglia di lasciarsi andare, è pericolosissimo questo. Sonia Calefi, tutta una vita a ricattare emotivamente chi le voleva bene, con sintomi fittizi e improbabili tentativi di suicidio. Il mondo è lo stesso per tutti noi e bene e male, peccato e innocenza lo attraversano tenendosi per mano. Chiudere gli occhi di fronte a metà della vita per vivere in tranquillità è come accecarsi per poter camminare con maggior sicurezza in una landa disseminata di burroni e precipizi. I carabinieri che effettuano la perquisizione in casa di Sonia Calefi devono stare attenti a ogni particolare. Ma c'è una cosa che balza ai loro occhi: il gran numero di testi che riguardano la morte. Forse questi libri possono dire qualcosa del movente, forse Sonia Calefi, oltre a essere ossessionata dalla morte, desiderava uccidere i suoi pazienti. Ma poi il movente vero salta fuori durante le sue confessioni e lei stessa a rivelarlo, qualcosa di assolutamente sorprendente. Nelle intenzioni dei carabinieri, la perquisizione deve servire soprattutto per far breccia nella mente dell'indagata. Passare al setaccio ogni stanza, ogni oggetto,
ogni cosa. Perquisire ogni angolo della casa, mettere a nudo ogni segreto, abbattere le difese dell'indagata, renderla vulnerabile. Tutto viene analizzato, registrato, catalogato. Su tutto il disordine, l'abbandono, vestiti accatastati, sporcizia. Tre lettiere per gatti in cucina. Sugli scaffali della libreria testi scientifici, trattati di infermieristica. Saggi sull'anoressia. E molti libri che parlano della morte, sottolineati in diversi passaggi. Lei evidenziava delle frasi particolari, magari anche di libri apparentemente comuni, che non avevano un senso, o almeno non avevano quel senso che lei voleva dare a quella frase, ma riusciva a estrapolare nel contesto del libro questa frase per riportarla poi alla sua logica mentale perversa, secondo me, del parlare comunque della morte o comunque di questo trapasso dalla vita alla morte. Ma c'è un biglietto che attira l'attenzione degli investigatori. Un biglietto sul quale sono scritti dei numeri. Numeri che corrispondono a letti d'ospedale assegnati a Sonia Caleffi, scopriranno i carabinieri. E ancora, foglietti con le patologie e le cure di singoli pazienti, delle croci e a volte un commento sul decesso di qualcuno. Ella fu. Qualcosa sta cambiando durante l'operazione. Abbiamo anche dagli sguardi, chiaramente, dai modi di fare, un po' più sottomessi rispetto alla fase precedente, abbiamo capito che potevamo insistere utilizzando anche delle tecniche diverse per convincere poi eventualmente la Caleffi a fare i suoi passi. Quando siamo arrivati all'ECO, poi in effetti, dopo circa 10 minuti, massimo un quarto d'ora dall'ingresso al comando, la Caleffi ha proprio liberato totalmente la sua coscienza, confermando di aver almeno in 5 casi inoculato all'interno delle vene dei pazienti, attraverso gli accessi venosi per la fleboclisi, di aver inoculato appunto con delle siringhe da 50 cc dell'aria. Dopo che ha confessato, lui effettivamente ce l'ha detto in maniera chiara, si era tolta un peso dalla coscienza e l'ha detto apertamente, ripetendolo più volte quella sera. Questa storia dei vizi viene modificata soprattutto dall'illuminismo. Nell'illuminismo dobbiamo ricordare che nasce l'economia politica, e l'economia politica sottrae il vizio allo scenario morale per introdurlo in quello economico. All'interno di questo scenario si distinguono i vizi caldi, che sono quelli che producono ricchezza, come per esempio la lussuria. Tutti quanti sappiamo che se vogliamo fare la corte a una donna dobbiamo spendere per fare una cena, dobbiamo corteggiarla, fargli dei regali, quindi è un vizio vantaggioso economicamente. Bernard diceva che non siamo abbastanza viziosi quanto potremmo dal punto di vista economico. Poi ci sono invece i vizi freddi, che sono i vizi che non producono economia, che non producono vantaggi. Questo scenario economico viene ulteriormente modificato da Kant, il quale stabilisce che i vizi sono forme caratteriali e fa una bella caratteriologia dei vizi, che diventa poi la matrice per la costruzione dei test di psicopatologia nell'Ottocento.
Griesinger e Wernicke, due grandi psichiatri dell'Ottocento, si rifanno tutta l'antropologia pragmatica di Kant, che aveva fatto l'elenco dei caratteri umani. Però che cosa succede? Quando interviene la scienza, il vizio fuoriesce dall'ambito morale ed entra in quello patologico. E allora non si chiede più un giudizio sul bene o sul male, sulla colpa o l'innocenza, ma si chiede un giudizio sulla malattia e sulla salute. Oggi siamo persuasi, stante l'imperialismo scientifico che ormai impera anche nella nostra testa, a considerare i vizi più che eventi morali, eventi patologici. Non è un caso che di fronte a delitti anche i più efferrati subentra sempre la perizia psichiatrica e si conclude che l'uomo non può fare certe cose e se le fa è malato. Non è vero, l'uomo può fare benissimo il bene e il male con tanta potenza e tanta efferratezza senza per questo essere malato. 14 dicembre 2004. Io sottoscritta Sonia Caleffi. Senza saperlo spiegare nemmeno a me stessa, ho attuato delle manovre infermieristiche su pazienti gravi, tali da peggiorare le condizioni degli stessi. Ho iniettato circa 40-50 centilitri di aria attraverso l'ago permanente. Tali manovre sono sempre state eseguite nel momento in cui mi trovavo sola con il paziente. Coscientemente ricordo di aver attuato tali manovre per causare il peggioramento in 5 casi. Premetto che non è stata mia intenzione cagionare la morte di alcun paziente, ma solo di rendere le loro condizioni peggiori di quelle che erano. Non so assolutamente spiegare nemmeno a me stessa i motivi di queste mie azioni. Subito dopo mi rendevo conto della gravità del fatto, ma mai ho premeditato nemmeno lontanamente le mie azioni. In seguito a tali episodi ho ricominciato a stare male psicologicamente, tanto da indurmi in alcuni giorni a non recarmi al lavoro. Chiedo umilmente perdono a familiari, colleghi, superiori e a tutta l'azienda. Sonia Caleffi probabilmente ha superato la linea d'ombra, ma non è sufficiente basarsi sulle sue confessioni. Siamo ancora in una zona grigia che attende riscontro dai medici legali. Qualche tempo prima di confessare, era stata portata nella direzione sanitaria dell'ospedale dove lavorava. L'avevano intercettata, avevano cercato di farla scoprire, di addebitare gli errori che aveva commesso il reparto, ma lei si era difesa, si era anzi indignata. Per lei le proteste dei familiari della signora Maria Cristina erano eccessive e ingiuste. Mi sono sempre sentita inferiore, inadeguata. Mi vedo brutta fisicamente. La mia è l'immagine di una persona che non si sente mai accettata, mai all'altezza. A 14 anni, Sonia scopre la sua vocazione, in ospedale. La nonna, alla quale è molto affezionata, muore di un male incurabile. Sonia resta incantata dalle infermiere che le stanno accanto. Decide che quella è la sua strada. Una strada che percorre velocemente e la consacra infermiera professionale nel 1993 all'ospedale Sant'Anna di Como. La sua vita sembra giunta ad una svolta. Si sposa con il suo primo e unico fidanzato 6 mesi dopo averlo conosciuto. Ho visto il matrimonio come una scappatoia, una via di fuga. Ma è un errore. La relazione fallisce nel giro di 3 anni. Da questa delusione Sonia Caleffi si riprende quando va a convivere con un radiologo a Tavernario, un complesso residenziale dove le relazioni di vicinato sono sporadiche e discrete. Dal loro appartamento giungono i latrati di un labrador, il miglior amico di quell'infermiera di poche parole, e qualche volta i litigi e le urla che caratterizzano le discussioni della coppia. E poi le sedute d'analisi, i continui sbalzi d'umore di Sonia Caleffi le rendono quasi impossibile un ritmo di lavoro normale. Presenta spesso certificati medici generici con i quali si assenta dall'ospedale. Arriva addirittura ad inventarsi la morte della madre per non andare al lavoro. Alla fine del 2003 questa discontinuità di presenza le costa il posto all'ospedale Sant'Anna. Troppe assenze ingiustificate. Nel frattempo, nella vita di Sonia Caleffi, qualcosa si è rotto.
accanto alla nevrosi, all'incapacità di sostenere una relazione di coppia stabile, a sentirsi trascurata, c'è l'abuso indiscriminato di psicofarmaci, anche oltre le prescrizioni mediche. Ho abusato di farmaci, oltre le mie terapie, perché volevo solo dormire, non pensare, non esserci con la testa. Lo facevo probabilmente anche per trasferire ai miei genitori, al mio ragazzo, le responsabilità e tutto quello che la vita comporta. La signora Caleffi è giunta a me nel 1999, l'ho seguita per circa 2 anni, non continuativamente, nel senso che per i primi mesi è venuta con una certa regolarità e poi nell'ultimo anno, quindi nel 2000, con scadenze molto più diradate. Il disturbo di cui soffrivo è un disturbo istrionico di personalità, anche se a me è giunta con un quadro che andava più verso la depressione, trascorreva molte giornate a letto, era in difficoltà nelle relazioni con gli altri. Dietro a questo c'era ovviamente un problema identitario, un problema di riconoscere se stessa come capace di poter affrontare i vari problemi, soprattutto quelli relazionali, e che lei aveva tentato ovviamente di affrontare in altra maniera, sostanzialmente facendo in modo da una parte di essere come gli altri la desideravano, quindi adattandosi all'altro, cercando in quella maniera di trovare una dimensione centrale rispetto all'attenzione delle persone che le erano attorno. Dall'isolamento al quale si condanna, chiudendosi a casa per lunghi periodi, si passa presto a strani tentativi di suicidio. Tentativi poco mostrativi, eppure sono segnali chiari. Sonia Caleffi cerca di attirare l'attenzione di chi le sta attorno. 4 agosto 2002. Sonia Caleffi si schianta contro un muro alla salita Cappuccini, nel comune di Como. Quella sera era mia intenzione farmi male. Non so dire per quale ragione volevo deliberatamente farmi male. Era sera e di punto in bianco mi è venuta questa idea. Adesso vado fuori con la macchina e faccio un incidente. Avevo già programmato il posto. Essere l'inferno, il paradiso per te stesso. Tu sei colui che premia te stesso. Sei il premio, sei il castigo. Quanti ragazzi ho incontrato che si consideravano il proprio castigo, e lo erano anche per davvero. Perché quando uno ha preso dei vizi e non sa vincerli, è un castigo per se stesso, si arrabbia. E qualcuno arriva a volte al suicidio, insomma. Al pronto soccorso, Sonia Caleffi dice di non ricordare nulla. Se la cava con qualche contusione e una settimana di collare cervicale. I tentativi di suicidio però continuano. Anoressia, tentativi di suicidio, depressione, omicidi. Ma qual è il filo conduttore che lega tutte queste azioni commesse da Sonia Caleffi? Nel corso della perizia una diagnosi viene posta, quella di disturbo borderline di personalità. Il disturbo borderline di personalità è un disturbo che compare nella prima vita adulta e dura tutta la vita. Ci sono una serie di sintomi dentro, come soprattutto la paura disperata di restare soli o l'oscillazione tra sentimenti di idealizzazione e di svalutazione. Sonia Caleffi in fondo aveva un io fragile, una personalità disturbata, e ha cercato di essere qualcuno, di essere una persona importante attraverso i suoi delitti. L'anoressia è una forma di autodistruttività, e proprio perché rivolgo l'autodistruzione a me, solitamente non la rivolgo agli altri. Alla base di questo scenario c'è probabilmente la mancanza di un nucleo caldo, come vado chiamando quell'amore di sé che si forma solitamente nei primi anni della propria esistenza.
un amore di sé che scaturisce mediamente dall'attenzione e dal riconoscimento che si ottengono dai genitori. Quando i bambini fanno domande, espongono disegni, chiedono delle cose, se vengono messi da parte, in loro non nasce il nucleo caldo, la stima di sé, si svalutano perché sono svalutati. E allora all'interno di questa svalutazione incomincia quel processo di annichilimento e di distruzione, di cui l'anoressia è una figura, ma un'altra può essere la depressione, un'altra ancora può essere il suicidio adolescenziale. L'anoressia poi è caratterizzata in modo specifico dal fatto che l'anoressica rifiuta di diventare una madre, rifiuta di diventare una donna. Tra i primi sintomi dell'anoressia vediamo l'interruzione delle mestruazioni. Il corpo viene negato e percepito come un ostacolo allo sviluppo della mente, la quale mente di solito nelle anoressiche è molto folgorante, molto attiva, molto vivace. E però c'è un rifiuto a diventare grandi, alla base di questo c'è sostanzialmente questo. L'immagine della madre diventa un'immagine ambivalente, tu mi rappresenti quello che io non voglio diventare. Per cui la considerazione psicoanalitica che le anoressiche hanno conflitti con la madre è solo la conseguenza del fatto che io non voglio generare, non voglio essere un funzionario della specie, io sono io, voglio svilupparmi solo io, ma il corpo, che invece è funzionale della specie, allora quello va eliminato. 2002. Sonia Caleffi si fa dei tagli sulle tempie. Ma le ferite sono poco profonde e nessuno la prende sul serio. L'anno dopo viene ricoverata al pronto soccorso con una ferita all'avambraccio destro. Dice di essere stata colpita con un coltello da un paziente affetto da psicosi paranoide. Intanto continua in corsia fino al 2003. Poi, per quasi un anno, resta fuori. L'unico mio pensiero era quello di tornare a casa e mettermi a dormire, fregandomene di tutto. Perché io, in quelle condizioni, non ero in grado di fare niente. Era un lasciarsi andare totale. C'era anche il pensiero della morte. Si chiude in casa per settimane, mesi, fino al settembre 2004, quando rientra al Manzoni di Lecco. Ha seguito il consiglio della nuova psichiatra. Ora hai solo bisogno di rimetterti a lavorare, le aveva detto. Proprio in questo periodo si verifica l'ultimo, più inquietante tentativo di suicidio. È notte. Prende una siringa. Cerca di iniettarsi aria nelle vene. Il tentativo è un po' maldestro. Non riesce a legare il laccio emostatico e cerca la vena diverse volte. Poi chiama il compagno, ma l'aria è rimasta sotto cute. Anche questa volta nessuno la prende sul serio. I comportamenti autolesivi che la Sonia Caleffi presentava non erano di grande entità. Sicuramente avevano a che vedere con problematiche riferite alla propria identità, riferite all'angoscia, a un cattivo rapporto con la vita e con la morte sostanzialmente. Non sono mai arrivati a diventare veri e propri tentativi di suicidio o suicidi mancati. Sicuramente attraverso questi comportamenti lei comunicava e quindi attraverso questi comportamenti lei si relazionava. Sono stati per lei dei comportamenti né più né meno che una comunicazione con gli altri, quindi una sua modalità per costruire relazioni. Sonia Caleffi è da un mese in prova all'ospedale Manzoni quando esce un concorso. Studia, si impegna e lo passa. È tra i primi in graduatoria. Sembra l'inizio di una vita nuova. È serena, forte, in salute. Serena come non appariva da tanto tempo. Passerà solo un mese e Sonia Caleffi sarà sulle prime pagine dei quotidiani. Sonia Caleffi ha 34 anni, è imputata di 5 omicidi e 2 tentati omicidi.
li avrebbe commessi all'interno dell'ospedale di Lecco, dove lavorava come infermiera professionale. Quando la incontro, per la prima volta sta in una celletta di un altro ospedale, l'ospedale di Como, dove aveva mosso i suoi primi passi. Mi ritrovo davanti una donna, spaurita, magra, con gli occhi sbarrati. Sembra tutto tranne che un'assassina seriale. Innanzitutto devo dire che io ho un ricordo molto debole e molto offuscato di tutto quanto può essere successo. Perché certe cose io non le ricordo assolutamente. Cioè, dico, questa è una persona che non si riflette in me. Non è la Sonia che conosco io. Ho dei flash, ho delle immagini come dei grandi buchi neri. Il mio stato d'animo, devo dire che in quel momento e in quel periodo particolare, era di... Cioè, non stavo assolutamente bene psicologicamente con la mente e tutto. Stavo passando un periodo di profonda depressione. D'impulso. Non ho avuto un impulso. Cioè, quando ho visto che la signora era in condizioni critiche, perché era già arrivata in reparto in condizioni critiche dal pronto soccorso, con una prognosi che non avrebbe superato la serata, io mi sono ritrovata a somministrare la terapia che mi era stata detta dal medico. E poi ho questa immagine di me che inietto quest'aria. L'impulso è un impulso che non so ricordare, non so definire, cioè completamente confusa. Non lo so, è come se una voce, un qualcosa dentro la mia testa, mi dicesse appunto di prendere una siringa e di cominciare a iniettarle aria con l'ago. Io, ripeto, come non ho avuto premeditazione in questo caso, non l'ho avuta né quelle volte che l'ho fatto contro me stessa, né peraltro quando l'ho fatto contro gli altri. Era proprio come se un'altra persona entrasse in me e mi dicesse di fare quelle cose. Non ero io. Questo gesto era dettato da qualcosa nella mia testa che mi diceva «Dai, ancora, ancora, dai!» E le assicuro che io non l'avrei mai fatto. In quel momento non esistevo altro che io, quella signora e il fatto di fare... Questo martellamento mentale di dirmi continua ad andare avanti. Ripeti fin quando non vedi che sta male, fin quando non vedi che succede qualcosa. E mi prendeva anche una sorta di ansia di fare le cose più velocemente. Perché al di là dei pazienti che c'erano, poteva entrare anche il medico per vedere come andava la situazione, piuttosto che, sì, il medico, la caposala o la mia collega. Cioè, si sapeva che questa donna era in condizioni molto critiche, finché poco dopo è morta. Praticavo queste manovre per creare una situazione di maggiore gravità del paziente o della paziente, in maniera tale che intervenissero i medici anestesisti, piuttosto che altri specialisti che avevano bisogno di personale e quindi dell'infermiera che passasse il farmaco giusto nella qualità giusta. Però, di fatto, in tutte queste circostanze che si sono venute a creare, io poi mi sono messa sempre da parte, mi sono limitata ad osservare. Ogni dolore viene scritto sul lastre di una sostanza misteriosa, al paragone della quale il granito è burro e non basta un'eternità a cancellarlo. Nella educazione, direi, dei secoli, ci siamo persuasi che, essendo creature di Dio, Dio spera da noi. Noi siamo il bene di Dio, insomma. D'altra parte, quando un ragazzo comincia a rubare e lo viene a sapere suo padre e sua madre, è un dispiacere infinito. Ecco il concetto di peccato. Cioè, è un dispiacere grande che tu dai a un altro con i tuoi comportamenti. Passa una settimana dall'arresto di Sonia Caleffi e il caso diventa di dominio pubblico. L'allarme dilaga. Como. Una dottoressa scrive alla direzione dell'ospedale Sant'Anna, dove la Caleffi aveva lavorato per 5 mesi, sollevando una serie di dubbi sulla morte improvvisa di una donna nel 2003. Il PM Vittorio Nessi apre un'inchiesta. Si deve scoprire se l'infermiera ha ucciso altre volte, scoprire se nel suo passato ci sono altre ombre. Le indagini coinvolgono anche altre strutture ospedaliere, pubbliche e private, dove Sonia Caleffi ha lavorato. Vengono riesumati i corpi di alcuni pazienti. Al Sant'Anna, alla clinica Bellaria, all'ospedale Valduce. Le indiscrezioni parlano di 18 casi dubbi.
sono morti attribuite a semplici arresti cardiaci, alcune improvvise ed inaspettate. Si cerca tra le persone decedute per patologie respiratorie improvvise, morti che sarebbero compatibili con il modus operandi dell'infermiera. Poi, pian piano, il livello d'allarme cala. Dalle statistiche emerge che negli ospedali dove si è indagato, il numero di morti nel periodo di attività di Sonia Caleffi non ha subito improvvise accelerazioni. Nel frattempo, dalle autopsie non giungono risultati. Mi è capitato di vedere anche in cadaveri che magari morti da 2-3 ore, ma rimasti sotto il sole o altro, si sviluppano proprio dei gas putrefattivi che rendono praticamente non più credibile una valutazione. Nel frattempo, Sonia Caleffi è rinchiusa nel reparto per detenuti al 7° piano dell'ospedale Sant'Anna a Como, lo stesso ospedale dove si svolgono le indagini. Piantonata dalle guardie 24 ore al giorno. A scarpe senza lacci, lenzuola di carta per evitare che faccia pazzie. Continua a negare di avere commesso altri omicidi. 28 novembre 2005, l'inchiesta di Como viene archiviata. I decessi, è stabilito, sono avvenuti per cause naturali. Sonia Caleffi ha ucciso solo sull'altro ramo del lago di Como, all'ospedale Manzoni di Lecco. Gli esperti dell'FBI hanno studiato una classificazione per assassini come Sonia Caleffi. Li chiamano angeli della morte. Alle spalle questi assassini possono avere moventi differenti. Ci sono quelli che uccidono per una loro vena sadica ed altri che vogliono sentirsi protagonisti. Suscitano una specie di reazione di allarme, creano scompiglio in reparto, vogliono farsi trovare pronti a lanciare l'allarme. In realtà, poi finiscono solamente per uccidere. Nei fascicoli dell'FBI sono angeli della morte, medici, infermieri, operatori sanitari che invece di prendersi cura dei propri pazienti li uccidono. Assassini pericolosissimi perché invisibili, insospettabili, protetti dal camice che indossano. Non hanno bisogno di dare la caccia alle proprie vittime, sono le vittime che si mettono nelle loro mani. Gli strumenti per uccidere in ospedale sono tanti e a portata di mano. Gli omicidi sono spesso archiviati come morti naturali, delitti perfetti in qualche modo. 1983, Vienna, ospedale di Linz. Una paziente di 77 anni chiede ad una giovane infermiera di porre fine alle sue sofferenze. Viene accontentata con una dose letale di morfina. Inebriata dalla scoperta di questo potere, l'infermiera Waltraud Wagner convince altre tre persone ad uccidere. Le quattro donne uccidono prima con iniezioni letali, poi con un sistema inventato per non lasciare traccia, la cosiddetta cura dell'acqua. Una morte terribile per soffocamento. Si tappa il naso dei pazienti e li si obbliga a bere. Delitto perfetto, senza traccia. La compassione iniziale verso le vittime scivola presto nel sadismo. La carneficina va avanti fino al 1989, quando il gruppo di Vienna viene scoperto per puro caso da un dottore che ne ascolta una conversazione al tavolino di un bar. La Wagner confesserà 40 omicidi. Motivazioni degli angeli della morte sono motivazioni in primo luogo narcisistiche. Noi chiamiamo, diciamo, narcisismo per indicare quando gli interessi, le emozioni, la libido, invece di essere rivolti verso gli altri, sono rivolti verso se stessi. L'idea di mettersi in una condizione eccezionale è di ricevere l'attenzione dovunque, di avere la sensazione di fare qualcosa di straordinario e di essere in qualche modo quasi Dio. Ecco, diciamo, l'aspetto megalomanico. 1997. Gran Bretagna, Hyde. Una famiglia, insospettita dalle circostanze anomale della morte di una parente, denuncia il dottore che la aveva in cura.
si scopre che la percentuale delle morti fra i pazienti di Harold Shipman è 6 volte quella normale. Dalle analisi dei pochi corpi che il dottore non era riuscito frettolosamente a cremare, emergono tracce di una potente sostanza che uccide all'istante, la diamorfina. Shipman sarà processato e condannato a 15 ergastoli, ma il numero dei morti tra i suoi pazienti resterà un mistero che si perde negli anni 70, all'inizio della sua carriera. Un compagno di cella del dottore dirà che le vittime del medico inglese sono 508. All'inizio malati terminali, in un secondo momento l'instancabile attività del dottor Morte si era estesa a pazienti in buona salute. Shipman si impiccherà in carcere il 13 gennaio del 2004. Invisibile, insospettabile, protetta dal camice, Sonia Caleffi risponde al profilo dell'angelo della morte. Ma nelle sue motivazioni, negli impulsi ai quali reagisce, è molto diversa. Non c'è motivazione economica, non il malinteso esercizio dell'eutanasia, piuttosto la voglia di mettersi in mostra. Si parla in questi casi di sindrome di Munchausen. La sindrome di Munchausen è un concetto generale che sta per la menzogna patologica. Ma all'interno della sindrome di Munchausen ci sono persone che per avere questa attenzione, pretendono, desiderano e costruiscono la realtà di essere malati loro. Attenzione. In America gli ospedali più importanti hanno un elenco di queste persone, sanno che quando arrivano per farsi ricoverare li mandano via subito perché sono quelli che raccontano una menzogna malati. C'è anche un tipo, e questo viene chiamato disturbo factitious disorder in inglese, disturbo fittizio. Ce n'è un particolare tipo che si chiama disturbo fittizio per procura. Tanto per intenderci, quelli che costruiscono la malattia in un altro per poterlo assistere, per poterlo, vede, ci stiamo avvicinando al nostro problema. Si vedono delle madri che pretendono, inventano che il figlio abbia per esempio un cancro e li trattano e li fanno trattare con antiblastici, portando questi poveri bambini spesso alla morte, oppure pretendono che siano emofilici, no? E li trattano con dei coagulanti fino a fargli avere dei gravi disturbi. Anzi, gli danno prima gli anticoagulanti per far vedere che sanguinano. Vedete la mostruosità dell'impostazione mentale, un vero delirio. Qui parliamo di madri che mettono a rischio la vita dei figli. Alcune persone pretendono e desiderano e costruiscono la realtà che gli altri siano disperati, sofferenti, vicini alla morte in modo molto sofferente e che quindi loro, agendo per loro che soffrono tanto, possono aggiustare la situazione, salvarli, evitare loro la sofferenza e continuano a inventare, no? È facile per esempio che un infermiere che si trova in mezzo a dei pazienti senili, a degli anziani, possa avere questa rappresentazione, no? Si vede spesso che queste persone sono dei veri dottor Jekyll e Mr. Hyde. Da un lato sono così, no? E dall'altra parte sono persone che loro stesse si presentano e sono anche alla fine convinti di star facendo qualcosa di grandioso. Il caso più famoso di sindrome di Munchausen per procura si verifica a Grantham, nel Regno Unito. L'infermiera Beverly Hallett, nel 1991, viene arrestata con l'accusa di aver ucciso 4 bambini con iniezioni di insulina e potassio ed averne feriti altri 5. Il processo che la vedrà protagonista squarcerà un velo sul suo passato, quello di una bambina sovrappeso e autolesionista, ossessionata dalla ricerca dell'attenzione da parte degli altri. In ospedale, la Hallett si mostrava gentile e piena di attenzioni nei confronti dei parenti delle sue piccole vittime,
condannata all'ergastolo nel 1993, sconta la pena in un ospedale psichiatrico. Sonia Caleffi è un angelo della morte, un'assassina seriale. Certo, nella sua storia, nella sua vita, ha lanciato molti segnali d'allarme, molte richieste d'aiuto, con i sintomi, con l'anoressia, con l'autolesionismo, con la depressione, con l'abuso di farmaci. Durante la perizia non sono emersi i segni di una malattia così grave da limitarne o abolirne la capacità di intendere e di volere. Tuttavia, durante il processo, sia nel primo grado che nel secondo grado, il processo di appello, la giuria ha riconosciuto in lei i segni di una particolare fragilità, di un disturbo mentale, e comunque in ogni caso l'ha condannata a una pena relativamente mite, solamente 20 anni di carcere per 5 omicidi e 2 tentati omicidi. 4 luglio 2006, Tribunale di Lecco. Sonia Caleffi, ormai divenuta personaggio di fama nazionale, ricompare dal retro di un furgone della polizia penitenziaria, completamente irriconoscibile. È ingrassata, forse per effetto degli psicofarmaci. Sembra un'altra persona. L'udienza preliminare del processo Caleffi non lascia speranze per l'imputata. Il procuratore della Repubblica, Anna Maria Dell'Itala, chiede 30 anni di carcere per Sonia Caleffi. Il conto è semplice: 24 anni per il primo omicidio, 10 per gli altri 4 dei quali è accusata, 1 per i 2 tentati omicidi. Con lo sconto di pena per il rito abbreviato si arriva a 30 anni. Le parti civili chiedono risarcimenti per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Il giorno della sentenza, Sonia Caleffi ha una crisi di pianto. Sonia Caleffi ha avuto reazioni molto forti e direi dolorose allorquando sia nel corso del giudizio di primo nel corso dell'appello i pubblici ministeri ricordavano lo svolgimento dei fatti omicidiari. Quindi ogni volta che ripercorrevano ciò che era avvenuto, Sonia Caleffi aveva moti proprio di sofferenza e di reazione fortemente emotiva. La perizia psichiatrica sull'infermiera, affidata al dottor Fornari, ha un esito lapidario. La Caleffi è una serial killer. Nonostante un complesso disturbo di personalità, non si esclude che sia capace di intendere e volere. Una settimana dopo arriva la sentenza di primo grado. La condanna è a 20 anni di carcere. Per la difesa è un successo. La Caleffi evita l'ergastolo e tra attenuanti generiche, buona condotta e indulto può sperare già dal 2010 nella semilibertà. Nelle motivazioni del giudice De Vincenzi si legge che per il calcolo della pena si è dovuto tener conto di una vera e propria barriera sanzionatoria per reati gravissimi. Omicidi eseguiti in modo lucido, coerente, pianificato, organizzato e programmato si traducono in una pena estremamente ridotta. Le confessioni hanno consentito al Tribunale di Lecco prima e alla Corte d'Assise poi di concedere le attenuanti generiche. Senza la concessione delle attenuanti generiche, il tipo di imputazione, omicidio volontario pluriaggravato, avrebbe determinato come pena l'ergastolo. Quindi senza le confessioni il finale del processo di Sonia Caleffi sarebbe stato l'ergastolo. L'accusa impugna la sentenza di primo grado. Si chiede che venga riconosciuta la premeditazione nel compiere gli omicidi, che non vengano riconosciute le attenuanti generiche. Ma il 13 dicembre 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Milano conferma la condanna di primo grado. Secondo la Corte, l'infermiera di Tavernerio era vittima di raptus omicidi. In Sonia Caleffi è stata riscontrata una forma abbastanza rara, si chiama sindrome di Munchausen per procura. Certamente c'è bisogno di tempo prima che Sonia Caleffi riesca a capire la portata dei crimini che ha commesso,
ma con il sostegno, con l'aiuto degli psichiatri del carcere, può farcela, può riuscire a ritornare, può guarire. Vediamo oggi chi è Sonia Calessi. Chiedo scusa e perdono per quello che è avvenuto. Vorrei avere l'occasione di affrontare una nuova vita. Devo ringraziare di essere in carcere perché lì ho l'assistenza medica. Mi guardo indietro e non mi riconosco più nella persona che ero una volta. Ora mi sento più serena ed equilibrata. Con queste parole, alla fine del processo, dopo 2 anni di detenzione, Sonia Calessi aveva cercato di recuperare un dialogo con le vittime della sua follia. Una ricerca difficile, forse impossibile. Il rapporto dello psicoterapeuta Andrea Perico dal carcere di San Vittore è stato accettato agli atti del processo e preso in considerazione per la concessione delle attenuanti generiche. È il racconto dell'ultima fase della vita di Sonia Calessi. Nel primo periodo, ma anche nei primi mesi del 2006, ha manifestato uno stato psicologico di distanza. Era sempre molto rallentata, assente, anche a causa della sedazione farmacologica. Faceva un'immensa fatica a parlare e a relazionarsi in generale. Un uomo diventa un assassino quando non riesce a contenere le sue pulsioni, questo lo dobbiamo dire, però non parliamo mai di raptus, raptus appartiene alla fantapsicologia, non è che io sono normale e poi un certo giorno vado fuori di testa. C'è semplicemente una consuetudine con l'aggressività, magari ben celata, ben nascosta, che un certo giorno esplode, però non è mai un evento che scatena la violenza, è sempre un percorso che si conclude con un atto violento. Questo percorso dovrebbe essere indagato prima. Allora, non so, un marito che picchia abitualmente la moglie, cedere che un giorno l'ammazza, ma il problema non è quel giorno in cui l'ammazza, il problema è che l'ha sempre picchiata e quindi questa aggressività ha costruito un sistema di relazioni fondato sulla dimensione aggressiva che un certo giorno si conclude in un gesto violento e omicida. Secondo la relazione sanitaria, nella seconda metà del 2006 Sonia Calessi inizia a cambiare, comincia ad affrontare la sua angoscia. Accanto alla terapia psichiatrica, il recupero nel carcere è affidato al lavoro. Sonia fa per un periodo la telefonista, poi ricerche di mercato. Intervistata nel marzo 2006 da un noto settimanale, dirà: mi piace perché mi sento utile. Una persona come tante altre, normale. È come se fossi fuori di qui, perché chi chiama per chiedere il numero di un abbonato non sa chi sono io. Spesso ci scappano anche 2 chiacchiere, ma finito il mio turno torno in cella. È qui che arriva il peggio, perché mentre aspetto l'ora della terapia non riesco a fare altro che pensare. Vedo me stessa, vedo dove mi trovo. Mi prende la paura di restare rinchiusa e piango. Accade spessissimo, che chi ha sperimentato in sé il disordine a un certo momento è preso da un gran voglia di recuperare, di salvare, come ho visto che è stato salvato, insomma. È più bene, insomma, il mondo è fatto di grandi ritorni, soltanto che non lo si sa. La riconquista di sé è una delle cose più belle, la grande vittoria. Il sogno di Sonia, l'infermiera che non credeva in se stessa, ora è quello di dare la vita, diventare mamma. Il ragazzo con il quale conviveva nel 2004 l'ha lasciata durante il processo, ma dal carcere coltiva varie relazioni con vecchi amici di Como, nella speranza un giorno di poter uscire. Sai che dico? Io ritengo che le persone crederanno a lei, le crederanno. Ma io non riuscirò mai più a ridare a quelle persone che hanno perso una madre, un padre.
Le persone, i loro, le persone che sono morte. E questo è il mio... La frase che ripeto sempre a chiunque e a me stessa, sempre dico: non sono nessuno per decidere della vita degli altri, no? Non, invece io l'ho fatto.